Accolgo con piacere l'invito di Ars Life a commentare alla vigilia della sua apertura la mostra Il tempo del futurismo, alla quale in realtà ho collaborato anch'io per un anno, ma poi evidentemente la mia, come quella di altri colleghi, la mia partecipazione è stata ritenuta non necessaria. Ma qui non si vogliono fare polemiche, anche se di polemiche sembra che fino all'apertura e anche dopo ce ne saranno. Di questi giorni è la notizia che ci sono ben due esposti alla magistratura per lesione di diritti da parte di un membro del comitato scientifico che non sarebbe mai esistito, e poi c'è l'altra notizia che all'apertura di questa mostra ci sarà un'installazione di un grafico, lo stesso che ha modificato il logo della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, il quale ha realizzato un'installazione. Però leggiamo che questa installazione non è, fra virgolette, riconosciuta dal curatore della mostra Simongini, che dichiara appunto, è strana, non fa parte della mia mostra. Però è un po' difficile dire che un'installazione che introduce alla grande mostra sul futurismo non fa parte della mostra. È evidente che anche in questo caso c'è stato un pasticcio, oppure, come la vogliamo chiamare, c'è stato un attrito fra il curatore ed evidentemente la direttrice della Galleria Nazionale Arte Moderna. Leggiamo anche che il giorno dell'apertura, non dell'apertura, scusate, dell'inaugurazione, è previsto un flash mob di un artista che contesterà l'appropriazione da parte della politica dell'arte, rifacendosi proprio a una frase di Marinetti. Ma veniamo all'essenza di questa mostra. Io ho scritto, dichiarato più volte, che la mostra del tempo del futurismo doveva e poteva essere un'occasione irripetibile per riassumere ed esaltare gli studi, le ricerche, le mostre che ci sono state negli ultimi decenni per studiare e approfondire il movimento futurista di Filippo Tommaso Marinetti. Sicuramente la più importante avanguardia artistica che c'è stata in Italia per qualità e longevità, perché è databile dal 1909 al 1944 e sicuramente ha avuto anche, tra virgolette, degli eredi. In questi decenni ci sono state molte mostre, molti studi, dicevo, anch'io nel mio piccolo ultimamente ho curato una mostra sull'areopittura, che è uno degli sviluppi più significativi del futurismo, al Labirinto della Massone di Franco Maria Ricci 2 anni fa, e l'anno scorso ho curato una grande mostra a Matera, al Museo Nazionale, sul futurismo e Mezzogiorno. Quindi due mostre, diciamo, settoriali nel futurismo, come ce ne sono state molte altre. Quindi dicevo, l'occasione questa doveva essere quella riassuntiva per dire tutto quello che è stato scritto e presentato nel futurismo da mettere tutto insieme. Invece la realtà è che per dichiarazione stessa del curatore e di altri esponenti, sia del Ministero che della Galleria Nazionale Arte Moderna, si tratterà di una mostra nazional popolare anche per un pubblico che non conosce l'arte, né il futurismo in particolare, e soprattutto per i bambini. Perché? Sarà anche quindi spettacolare perché oltretutto ci saranno aerei, automobili, motociclette, telefoni da campo,
persino un apparecchio per i raggi X, cioè tutti strumenti dell'epoca per dimostrare il contesto in cui il futurismo si è sviluppato. E direi a scapito quasi dell'arte e della pittura e della scultura, perché è andata a finire dopo i tagli che ci sono stati. Tutti ormai, chi ha seguito queste vicende della mostra, sa bene che in luglio, fra giugno e luglio, la mostra è stata decimata, e questo non sarebbe niente di male, ma è stata mal decimata, e cioè chi ha tagliato le opere predisposte dai membri del comitato scientifico, fra cui io, sono state appunto tagliate senza criterio, per cui la scientificità, che era la base di tutto, è venuta a meno. Anche se certo ci saranno dei capolavori che vengono anche dall'estero, ma ripeto, la necessità, l'occasione di fare il punto preciso e definitivo sul futurismo italiano non c'è, è mancata. E mi permetto di dire, avendo letto un po' di quello che ha scritto Marinetti nella sua lunga parabola poetica e letteraria e artistica in generale, ha sempre detto che i futuristi devono contestare il passato, ma soprattutto anche guardare al futuro, non all'attualità. E se oggi facciamo una grande mostra dove è prevalente addirittura il contesto in cui è avvenuto il futurismo, quindi guardiamo al passato, tradiamo la stessa Marinetti, che appunto pensava al futuro. Per essere un po' pratici e banali, questa mostra doveva presentare l'intelligenza artificiale, non l'apparecchio raggi X o l'idrovolante col quale futuristi o chi apprezzava i futuristi hanno attraversato l'Atlantico. Ma veniamo di riassumere brevemente che cosa è successo. È successo che l'allora ministro San Giuliano voleva una mostra sul futurismo, certo, sapendo bene che figura politica molto ideologizzata, c'era il rischio che in qualche maniera potesse essere strumentalizzata l'idea della mostra. Però incaricò Gabriele Simongini, che è docente di storia d'arte contemporanea alla Accademia di Roma, è anche giornalista attento delle pagine del Tempo per l'arte, ma pur avendo curato mostre di altro genere, di futurismo da critico e storico dell'arte non si era mai occupato. E allora lui, quando ha ricevuto l'incarico da Simongini, opportunamente si è rivolto a chi questa materia l'ha praticata da anni, e quindi si è rivolto anche al D'Amburoso, che aveva curato con Calvesi il primo volume dell'opera di Boccioni. Poi si è rivolto al giovane studioso Giancarlo Carpi, professore anche lui all'Accademia di Belle Arti, che il futurismo conosce veramente a fondo, e con loro ha cominciato a fare un progetto appunto che doveva addirittura esplorare anche tutta l'attualità del futurismo, cioè quanti artisti nel Novecento fino ad oggi hanno in qualche maniera seguito la filosofia, fra virgolette, del futurismo. Dopodiché stati interpellati altri personaggi che il futurismo hanno praticato, come me e come altri studiosi che hanno nel loro curriculum mostre, cataloghi e saggi sul futurismo. In parole povere, alla fine di ottobre abbiamo ricevuto tutti noi una lettera del direttore generale dei musei, professor Rosanna, che scriveva a nome del signor ministro San Giuliano e che ci pregava di far parte del comitato scientifico. Avendo già prima io parlato con lo stesso San Giuliano in occasione
della mostra mia inaugurata dal ministro, dal direttore generale a Matera. Accettai subito l'invito, subito il giorno dopo, risposi la disponibilità. E da allora abbiamo lavorato molto intensamente con Gabriele Simoncini per costruire questa mostra in maniera analitica e soprattutto senza avere vincoli di nessuna natura. Ognuno di noi ha avuto attribuiti uno o più incarichi da Gabriele Simoncini di curare delle sezioni. Io, per esempio, ovviamente devo curare la sezione dell'aeropittura perché ho fatto tantissime mostre e studi ho realizzato su questa materia, e poi l'arte sacra futurista, che è un altro sviluppo meno noto ma non meno importante degli sviluppi del futurismo, e soprattutto anche i luoghi del futurismo, cioè come il futurismo a partire dalla metà degli anni 10, partito da Milano con Marinetti e compagni, si è poi diffuso in gruppi attivi in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia alla Sardegna, passando per tutte le regioni piccole e grandi. Ci sono stati futuristi, maggiori, minori, comparse, protagonisti e coprotagonisti. E questa andava assolutamente studiato, perché il mio maestro, che è Enrico Crisponti, che oggi un po' si rivolterà nella tomba a vedere questa situazione, disse che il futurismo è fatto da tante piccole parti per comprendere il tutto, cioè il tutto nasce dalle tessere che sono nate in tutte le regioni. Ecco, e così siamo da tanti un anno. Abbiamo costruito gli elenchi, abbiamo chiamato i collezionisti, i quali hanno accettato, non verbalmente ma fisicamente, la richiesta di prestiti sulle indicazioni da noi fatte, e anche musei, anche stranieri. Ognuno di noi può elencare quali sono i meriti di questa cosa. Poi è successo, per essere brevi, che a un certo punto, a maggio, fra maggio e giugno forse, c'è stata una riunione tumultuosa al Ministero, col solo Ministro San Giuliano, il Direttore Generale e la di nuova direttrice Mazzantini, alla quale intanto era stato delegato tutto, perché quando è cominciata questa avventura non c'era ancora il nuovo Direttore della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. E in questa riunione tumultuosa, l'allora ministro disse: qui bisogna tagliare drasticamente le opere, perché questo numero era circa 600, è impossibile da gestire e andremo anche fuori budget. E probabilmente aveva anche ragione. Il problema, non c'era la riunione Simoncini perché malato, e quindi da lontano credo che lo abbia. Parole povere. E poi addirittura stilò lui, il ministro, l'elenco di quelli che avrebbero dovuto scrivere nel catalogo, quando è ovvio che prima di tutto chi è che scrive nel catalogo? Chi è che ha contribuito a realizzare la mostra, a trovare le opere? Questi nomi, qui comincia la svolta anche politica della mostra, perché appunto intanto dice: tagliamo i privati, che poi non è vero, sono stati tagliati solo in parte, e anche quelli in maniera in consulta non scientifica. E poi invece gli autori, eccetto uno o due che erano esperti di futurismo, tutti gli altri notoriamente personaggi di destra, che oltretutto di futurismo non avevano mai scritto. Siamo curiosi alla fine di vedere chi ha scritto in questo, perché ovviamente noi del comitato scientifico non facevamo parte di questo elenco di chi doveva scrivere. A quel punto, quando abbiamo saputo tutte queste manovre, sia io che altri abbiamo scritto una lettera raccomandata al direttore generale, oltre che a Simoncini, e alla Treccani, perché ci venne detto che i nostri contratti li avrebbe fatti l'editore che era stato scelto, Treccani. Ecco.
bene, per carità, Treccani è tanto di cappello, anche se di cataloghi d'arte ne ho visti pochi. Comunque, a parte questo, finalmente è venuta fuori la verità. È perché Osanna ci ha scritto a me, come ad altri, che è vero che eravamo stati invitati a far parte del comitato scientifico, però poi non è seguito nessun atto amministrativo, cioè non è stato fatto un decreto, e quindi praticamente non è mai esistito il comitato scientifico. Veramente una cosa molto ridicola, perché poi in realtà noi abbiamo lavorato anche con i funzionari e i dirigenti del ministero per costruire questi elenchi, però non siamo mai esistiti. Addirittura la stessa. E quindi dice: mi dispiace, arrivederci e grazie. Cioè, come dire, avete lavorato di vostra spontanea volontà senza che nessuno ve l'ha chiesto. Siamo un po' al ridicolo. La stessa dire nuova direttrice Mazzantini ha risposto: dice, ma se dice così il direttore generale, anch'io non avevo notizia dell'esistenza di un comitato scientifico. Pensate che invece la direttrice Mazzantini ha fatto con lui una riunione proprio alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, lunga riunione, un pomeriggio dove abbiamo continuato a costruire questa mostra. E poi c'è stato pure un giro negli spazi per vedere come sistemare. Ecco, però lei ha detto che non ha mai saputo che c'era in ballo questo comitato scientifico. A proposito del quale siamo curiosi di vedere, perché sarebbe la prima mostra al mondo di questa portata che non ha un comitato scientifico. Perché quando appunto l'ex ministro Sangiuliano ha fatto questa riunione dove ha ordinato i tagli, che poi in realtà dicono che li ha fatti Gabriele Simoncini insieme al ministero d'altro. In realtà sappiamo bene che non l'ha fatti Gabriele Simoncini, ma li ha subiti. Lui deve negare per contratto, ma è così. Perché in realtà Simoncini, pur non avendo esperienza specifica sul futurismo, certi errori non li avrebbe commessi. E invece abbiamo la riprova perché c'è stata un'interrogazione parlamentare e il sottosegretario ha risposto all'interrogante dicendo sì, effettivamente c'è stato un ridimensionamento qualitativo e quantitativo. Deve essere stata una gaffe clamorosa che un sottosegretario dice che è stato fatto un ridimensionamento quantitativo, va bene, ma qualitativo, cioè è proprio un'ammissione di colpa che la scientificità volutamente è stata messa da parte. E questo è veramente clamoroso. Dice anche delle bugie, ma non le dice il sottosegretario, chi gliel'ha scritto, insomma, no. E quindi, insomma, per dire appunto che questo organismo, ripeto, non è mai esistito, e invece appunto è stato creato questo comitato organizzativo. Pensate, era formato dallo stesso Osanna, dalla direttrice Mazzantini, e dall'allora presidente del Maxi, Giuli, perché siccome stavano acquistando Casaballa, lui avrebbe scritto qualcosa sull'acquisto di Casaballa. Poi chiaramente è diventato ministro, è stato sostituito da una funzionaria del ministero che mi risulta ottima, ottima archeologa, archeologa come lo è Osanna. Cioè, gente che Marinetti, insomma, avrebbe un po' contestato come cultore della materia del futurismo, a parte le battute. Insomma, noi di fatto siamo stati esautorati. E al posto del. Pensate che in questo comitato organizzativo, appunto, non c'è neanche il curatore della mostra. Ma questo è veramente inaudito, non si è mai visto. Questi tagli, dicevo, sono stati fatti malissimo. E quindi con degli errori madornali, noi, io in particolare, ho detto: prendo atto di questi tagli, però sono sempre disponibile a collaborare, perché scrissi a Gabriele Simoncini che con una ventina di opere si poteva in qualche maniera rimediare a degli svarioni. E ecco l'ultima parte di questo intervento.
vorrei parlare degli sbarioni che stanno tentando all'ultimo momento di rimediare. Ma allora, si sapeva fino a una settimana, 10 giorni fa, che la famosa scultura di Boccioni, che è l'emblema del futurismo italiano, è quella che abbiamo sulle monete da 20 centesimi, le forme uniche nella continuità dello spazio, non ci sarebbe stata. Ma attenzione, il vero gesso autentico fatto da Boccioni sanno tutti che sta a San Paolo del Brasile, è intrasportabile. Però nel tempo sono state tirate delle copie in bronzo, sono quelle che girano per le mostre, anche mostre meno importanti. Ebbene, quella che avevano avuto in prestito, hanno scoperto i soloni del Ministero che era una tiratura tarda, non ricordando che anche le altre comunque erano tirature successive, e quindi era stata cancellata da chi appunto in estate ha cancellato. All'ultimo momento si sono accorti della gaffe e l'hanno richiesta di nuovo al privato, che l'ha donato oltretutto a un museo statale. Però dice che la mettono da una parte come se non fosse proprio un'opera d'arte, come l'installazione che aprirà la mostra, che è fatta da un grafico e il curatore ha disconosciuto come essere parte della mostra, ma lo è per forza, perché tutti noi che andremo a vedere prima o poi la mostra dovranno passare per questa installazione. Ecco, altri esempi terribili dell'artista Tato, uno degli aeropittori più importanti, firmatario del manifesto del 31, c'era anche Sorvolando il Colosseo, che è un'opera così importante che sta pure nei libri di testo delle medie, le mie nipoti ce l'avevano nel loro libro di testo, per dire quanto è importante. Ebbene, anche quella chiesta in prestito ed ottenuta a un privato, poi è stata cancellata. Ma non finisce qui. Dopo un po' il curatore, viste anche le mie interviste, dice: ma no, bisogna richiederla, e richiede al privato: ma la possiamo sempre avere? E dice: vabbè, ve la darò, chiedendo anche a me consigli. Bene, allora adesso lo sento. Dopo qualche ora richiama Simongini e dice: no, non la possiamo più avere, me l'hanno impedito, cioè non si può più fare. E quindi altro clamore, non è finita qui. Anche qui ci hanno ripensato, all'ultimo momento, sì, ci sarà anche quest'opera. Quindi sono contento che è stato il mio grido, uno dei miei gridi. L'altro grido era la crocifissione di Dottori, che nel manifesto dell'arte sacra futurista, il quale capitolo è stato del tutto cancellato, io l'avevo ridotto a 12 opere, eppure cancellato, non c'è più l'arte. Sì, c'è un paio di quadri, ma non c'è più la sezione. Bene, anche questa era stata richiesta al Comune di Perugia, non a un privato. Poi è stata cancellata, però al Comune nessuno ha detto nulla. Io ho protestato, ho detto: ma allora c'è o non c'è? Un giorno c'era e un giorno non c'era. Fino all'ultimo finalmente c'è, perché hanno capito che anche lì sarebbe stata una gaffa clamorosa. Io però ho il me, e di questo se ne potrebbero fare di esempi molto altri, tipo mi ricordo Marisa Mori, io però qualche merito ce l'ho, perché fra i tagli qualcosa di mio è rimasto, e questo lo vorrei ribadire. Per esempio, Regina, una delle rare donne futuriste, ma tutte le altre, molte sono state cancellate. Ecco, c'era una scultura che giaceva nei depositi della NIAM, ma loro neanche lo sapevano, perché quando io l'ho detto, se no lui non ci risulta. Ho ritrovato i documenti, stava lì, giaceva nei magazzini, ma non era stata neanche inventariata, dopo che era stata donata da un erede di Regina. Ecco, finalmente l'hanno ritirata fuori, e questo è anche un mio merito. Così come ho spiegato che c'era l'intono a rumori di Russolo, ricostruito da un professore del Veneto, che io ho portato a Matera,
Ecco, ne fanno un gran vanto, solo che non sapevano neanche l'esistenza, se non avessero letto e avuto da me consigli su chi lo deteneva, e che è appunto un professore in pensione, musicologo lì. Ecco, anche questo è un mio piccolo merito, e ne potrei anche dire, enumerare altri. Però mi pare che, insomma, come i manifesti salci sul futurismo, cioè tutte cose che chi non conosce la materia del futurismo non poteva sapere che esistevano e dove, e chi le deteneva. E noi l'abbiamo fatto, e io l'ho fatto, anche gli altri colleghi. Insomma, il pasticcio è stato veramente molto grande, quasi direi clamoroso. E come ho detto all'inizio, credo che Marinetti non sia contento di questa mostra, perché appunto lui contestava il passato, ma contestava anche l'attualità di quando lui faceva e propagandava il futurismo, perché appunto lui diceva che bisogna guardare al futuro. E invece qui la mostra sarà soprattutto di robe del contesto. E allora qui i maligni, ma non solo i maligni, dicono: beh, però bisognava esaltare con gli aeroplani, le motociclette, i telefoni da campo, tutte le novità, ma le novità di un secolo fa, che Marinetti le avrebbe decisamente schifate, detto volgarmente. Però tant'è che è così. Sicuramente la mostra avrà un grande successo di pubblico perché, come hanno detto, le nostre contestazioni che continuano, ma anche sulla stampa internazionale, a Londra, al Times, ci saranno anche altri giornali autorevoli del mondo, e dice, è tutta propaganda per fare per portare più gente. Bene, questo lo otterranno, ma l'occasione che dicevo all'inizio, sprecata per fare una vera sintesi di quello che è stato il futurismo e di quello che non è stato, perché questo tentativo di riappropriazione ideologica per dire che, insomma, il futurismo era di destra è una gran balla, perché chi studia bene il futurismo sa bene che l'equazione futurismo-fascismo è una disequazione. Certamente il futurismo ha avuto tangenze anche col fascismo, ma non ci dimentichiamo che è nato nel 9, quando ancora di fascismo non si parlava e c'era gente come Boccioni, ma comunque, a parte quello, ha avuto sicuramente delle tangenze, ma l'insieme del futurismo non è certo da accreditare solo al fatto che è vissuto in parte durante il periodo fascista. Non possiamo che fare comunque gli auguri per il futurismo, ma certo che non è quello che ci saremmo aspettati noi che questa materia la studiamo da anni.